discorso e sono sicuro che in questa occasione siamo riusciti a riconsiderare quindi il percorso del mito di Pio della Francesca tra 8 e 900 in maniera completamente diversa da quanto era stato fatto nel passato, soprattutto perché si pensava che questo ritorno a Piero fosse iniziato soprattutto alla fine dell'Ottocento in Francia, grazie a due geni come Cézanne e Seurat. Le cose non stanno propriamente così. Il merito dobbiamo attribuirlo a noi e al momento magico a Firenze, in Toscana, quando nasce un'avanguardia anticademica, quella dei Macchiaioli, che rilegge e sa rileggere anche la pittura del passato in maniera completamente diversa. E questo non isolati, ma in dialogo con il resto del mondo, quando a Firenze i Macchiaioli si incontrano con i grandi geni che stanno, come loro, cambiando i connotati della pittura moderna. Quindi Lega, Fattori, signorini che dialogano nei locali fumosi di Caffè Michelangelo con Degas, con Puvis de Chavannes, con i grandi conoscitori che stavano rivoluzionando la storia dell'arte, la percezione stessa della pittura. E soprattutto questo ritorno a Piero della Francesca, questa sua riscoperta, nasce grazie a un evento tra il 1858 e il 1861, un pittore purista che noi forse abbiamo dimenticato, Gaetano Bianchi, il re dei restauratori, viene incaricato di salvare gli affreschi di Piero della Francesca di Arezzo, che erano in pericolo di grave degrado. Gaetano Bianchi, il re dei restauratori, era grande amico e maestro dei macchiaioli. Quindi dobbiamo pensare che i macchiaioli sono andati tutti ad Arezzo e grazie a questo evento hanno riscoperto la bellezza di Piero. Nel 58, proprio l'anno in cui Bianchi inizia questi restauri, ad Arezzo è documentata la presenza di Degas. Quindi vedete che è una congiuntura magica che la mostra proprio testimonia nella prima delle sale dedicate alla fortuna di Piero tra 8 e 900. Quindi è emozionante che la mostra si apra attraverso questo dialogo esemplare tra il ritratto in marmo di Battista Sforza realizzato da Laurana, ispirato alla figura dipinta da Piero nel Trittico degli Uffizi, e L'amante dell'ingegnere di Carrà, un'opera appartenente alle collezioni Mattioli, uno dei grandi capolavori della pittura del Novecento, non solo italiana ma europea, un'opera mai prestata che apre in maniera in qualche modo sensazionale la mostra. Così come un po' è sensazionale la presenza di altri capolavori, come la Silvana Ceni di Casorati, che è un omaggio esplicito, quasi un calco, saremmo tentati di dire, però calco è una parola offensiva, della Madonna della Misericordia di Piero. Ma l'immagine di Piero, Casorati la sa rivivere in maniera tutta contemporanea e quindi dà a quell'icona sacra un significato laico straordinario. È dal 13 che il grande Casorati è ossessionato dalle uova di Piero, quell'uovo che pende dall'abside della meravigliosa Madonna, della meravigliosa pala di Urbino conservata a Brera. E l'uovo di Piero diventa un po' l'emblema di quell'ideale della pittura pura, una pittura tutta concentrata sulla luce e del colore, che è la magnifica ossessione della pittura italiana, della grande pittura italiana, che si sviluppa poi negli anni successivi all'insegna del ritorno all'ordine. Quindi in maniera molto chiara, molto ordinata, abbiamo seguito un percorso che ci fa vedere come dalla lezione di Piero
dipinto un percorso della pittura italiana che va da una particolare metafisica, che non è quella di Chirico, che si identifica in un certo ideale di pittura pura, al realismo magico, al neorealismo della scuola romana. Però il tutto in qualche modo accompagnato da una ricerca che è comune a questi artisti, che è quella della pittura tonale, una pittura che non ha i suoi riferimenti tanto nella geometria o nella plasticità, quanto nella luce e del colore. E quindi che la luce e il colore è il viatico che un po' unisce questi artisti. Questi artisti, quando vedevano Piero, rimavano stupiti da un realismo che per loro era insolito nella pittura del Quattrocento. E quindi questo realismo di Piero lo ritroviamo in quella formula pittorica che ha trionfato tra gli anni 20 e 30, che è il realismo magico, e di cui il massimo interprete è Donghi, presente in questa mostra con tre quadri bellissimi, tra cui Le villeggianti, che è un'opera, un vero capolavoro che non si era mai visto. E soprattutto Campigli come Guidi è un'altra riscoperta di questa mostra, attraverso opere mai viste al pubblico, poco viste, come il capolavoro Le cucitrici prestato dall'Ermitage, o il dipinto di 14 metri realizzato per l'ufficio della Ferrania a Milano nel 1937, la grande ditta che produceva materiali fotografici e per il cinematografo. E non a caso questo capolavoro di Campigli, intitolato La spiaggia, è stato fonte di ispirazione per Luchino Visconti, per quel film indimenticabile che è Morte a Venezia. Lì c'è quella luce opalina, lattea, vi ricordate quelle bellissime scene girate al Lido, che è la luce che Visconti ha trovato in Campigli, e che Campigli aveva catturato nei quadri di Piero. E la stessa luce che poi presiede alle opere di quelli che sono stati i due grandi geni del Novecento scelti per chiudere questa mostra, in una sala, vedete, quella finale, veramente sensazionale, in cui c'è questo dialogo tra Piero, Balthus e Hopper. Sappiamo che Balthus, questo sofisticato protagonista di un realismo magico internazionale, era un nobile decaduto che non aveva modo di venire in Italia per ammirare l'opera di Piero, che aveva visto in fotografia e che erano diventate per lui una magnifica ossessione. Finalmente, attraverso l'aiuto di un amico zurighese, riesce a venire in Italia e prima di arrivare al timore di rimanere deluso. Invece sappiamo dalle sue lettere che non fu una delusione la visita Arezzo, anzi fu una sensazione meravigliosa che spalancò orizzonti inediti alla sua pittura. E infine una chiusura in attesa con due capolavori di un artista, Hopper, il cui immaginario sembra essere un immaginario completamente moderno, quello cinematografico. Eppure in questo pittore così contemporaneo c'è qualcosa, pensiamo al mistero delle sue scene di vita quotidiana, pensiamo al mistero delle sue periferie, dei suoi squarci di città catturati lungo le ferrovie e lunghi ponti. C'è una luce zenitale, c'è un'atmosfera, c'è un senso di magia del quotidiano, delle cose ordinarie, che sicuramente Hopper ha catturato dalla visione della pittura di Piero.